Sì, buongiorno, sono Terry Duan e sono californiana e sono un architetto. Sono cresciuta in una bellissima casa di legno, non questo, dove invece quando andavamo dal mio nonno, questa era la tipologia della casa del mio nonno, che si trovava in Minnesota. Cioè la sua casa era affascinante, metà log cabin, metà casa moderna. Anche la casa del mio bisnonno era una casa vittoriana di legno e si trovava su Lake Superior, non questo, però molto simile. La maggior parte delle case in America sono fatte di legno. Il legno viene usato da noi da tanti diversi tipi di costruzione. Ogni giorno, grazie all'iniziativa della Selvicoltura Sostenibile USA, 1,7 milioni di alberi vengono ripiantati. La maggior parte delle costruzioni utilizzano il balloon frame, rivestita con listelli di legno. Adesso una mele che si muove, si sposta sul rivestimento di vinyl siding, che è legno finto. Però la struttura è balloon frame, era. Adesso tanti diversi tipi di architetture si usano tipologie diverse, non solo questa tradizionale. Dalla struttura leggera, resistente, versatile e antisismiche nascono volumi architettonici eleganti e quasi monomaterici. Un sogno per un architetto. Io sono anche una osservatrice dall'Italia da 33 anni e in questi anni ho visto tanti cambiamenti, dalla carta igienica, non so se vi ricordate com'era, all'urbanismo moderno. In effetti però la cosa che non ho visto mai cambiare è la tipologia di costruzione per le case. Allora, cos'è il benessere? E cos'è il benessere col legno? Il legno viene misurato grazie ai quattro dei cinque sensi. Lo possiamo quindi vedere, toccare, sentire, annusare e infatti ci manca solo mangiare, ma cioè, se magari i vegetariani riescono a fare anche quello. Ma chiediamoci perché il legno è il materiale tra i più presenti e amato nell'interno della casa? Da sempre gli arredi in legno sono stati i veri protagonisti dell'abitazione interna. Antichi mobili in legno o nuovi pezzi di design, grazie all'arredo in legno, le nostre abitazioni diventano calde e accoglienti. Però legno è anche un'etica oggi. Ogni metro cubo di legno si risparmia un tonnellate di emissioni di anidride carbonica. Rispetto all'utilizzo del laterizio, del mattone o del mattone di cemento, per cui è meglio usare legno per le case, per motivi ecologici. Tipi di case che io vedo in Italia che potrebbe essere utilizzato legno, cioè cosa significa progettare con legno? Ho identificato queste quattro direzioni: urban, new country, minimal e mediterraneo. E sono i nomi dati a questi diversi ispirazioni.